Ciao ragazzi, sono sempre io, Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi siamo qui per un nuovissimo video recensione dove proveremo un'altra particolare energy drink. Sì, le sto scovando tutte io le energy drink strane. Ragazzi, stiamo parlando della Boost e molto probabilmente in pochissimi di voi, se non nessuno, conoscerà questa bevanda, dato che appunto è distribuita solo in due punti vendita, negli MD e negli LD Discount. Negli altri supermercati non la trovate, la si trova solo lì. L'ho presa apposta proprio perché era la prima volta che la vedevo. Entro nel supermercato e dico, oddio, che cos'è questa energy drink? La potremmo definire neanche una sottomarca, ma più un prodotto di casa, di quei punti vendita, o meglio di quei negozi, perché non la si trova da nessun'altra parte. Anche per questo faccio queste video recensioni, così da mostrarvi ed assaggiare quelle lattine un po' strane che non si trovano in giro e che nessuno conosce. Direi però di non perderci chiacchiere e di passare subito con la visione. Ecco qui ragazzi la nostra lattina di Boost. A primo impatto ha un design molto semplice, abbastanza lineare, i colori che prevalgono sono l'argento e il rosso e niente, di questa bevanda c'è anche la versione sugar free, quindi quella senza zucchero che è uguale, cambia solo che anziché esserci il rosso c'è l'azzurro, se no per il resto è identica. Quindi casomai vi interessasse senza zucchero, se andate nei punti vendita che vi ho detto prima la trovate. Poi qui c'è la scritta Boost Energy Drink qua in alto, scritta anche questa in modo semplice. E questo bel cagnolone qua in alto e sul retro questa saetta, no? Gialla e rossa, un design semplicissimo. Sul retro invece troviamo tutte le indicazioni, i valori nutrizionali e non possono mancare ovviamente gli ingredienti. La lattina è da 250 ml. Eh sì, direi di provarla, sono veramente curioso. Eccoci qui ragazzi con un bicchiere pulito, di questi ormai ne ho un'infinità apposta per fare le recensioni e direi di aprire la nostra lattina di Boost, sono veramente curioso. Ne versiamo dentro il contenuto. Classica schiuma frizzante simile alla birra, tutta questa schiuma qui bianca. E niente, è un bel colore, un colore molto limpido, acceso, proprio il giallo classico delle energy drink, per nulla liquido, soprattutto l'intenso odore che emana appena si apre la lattina. Questo è molto buono. Sono curioso di provarla, voglio vedere se c'è qualcosa di speciale rispetto alle altre oppure se magari è semplicemente identica o simile. Beh, ragazzi, proviamo questa energy drink allora. Che dire, ragazzi, sono davvero stupito. Questa bevanda mi ha veramente soddisfatto perché, oltre ad avere il classico gusto intenso di tutte le energy drink, questa in più possiede un retrogusto al caramello che la rende davvero unica, la rende speciale perché nessun energy drink che ho provato finora ha questo retrogusto al caramello, che proprio resta sul palato e lo accompagna per un lungo tempo, nel senso resta in bocca anche dopo un po' che l'hai bevuta. Quindi davvero sono stupito. Questa bevanda qui, se la volete acquistare, anche solo per provare questo leggero retrogusto in più, ve la consiglio perché è buona. E poi è anche molto rinfrescante, ha un odore intenso, cioè a me è piaciuta molto, quindi che dire, sono soddisfatto. Io concludo qui questo video dicendovi una cosa: queste bevande, anche se sono poco conosciute o comunque non sono distribuite in tutti i negozi, provatele perché sono veramente buone, nascondono a volte delle particolarità che le rendono davvero uniche. In questo caso il retrogusto al caramello, ma sono tutte cose da provare, quindi ragazzi, se vi interessa, vi posso lasciare il link in descrizione così la comprate online casomai non riuscite a raggiungere i punti vendita. Concludo qui il video, se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, consigliatemi delle energy drink da recensire qui sul canale e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!